Ninetti, bentornati in un nuovo video super ninoso. Ho appena ricevuto un nuovo pacchetto da J.Creation di un ordinuccio creativo più tutti i nuovi stampi che ho disegnato, anzi le nuove basi che ho disegnato per Gea, e adesso non vedo l'ora di farveli vedere. Ovviamente, come di consuetudine, dopo questo video inizieranno ad uscire tutti i video scopriamo e vi farò vedere bene anche, secondo me, come utilizzare al meglio quelle che sono poi le basi che ho disegnato io. Ma adesso andiamo ad aprire la busta. Il corriere è appena arrivato a lasciarmi il pacchetto. Sono uscite anche un altro po' di cose da dentro. Come al solito, mio Dio, sono bollenti gli stampi, ragazzi, bollenti. Ah, non oso immaginare, va bene. Allora, qui vi faccio vedere come prima cosa, come al solito, il bigliettino da visita che io adoro di Gea, perché è tutto rosa con i fili di ciliegio che amo. Questo bigliettino è tipo, è bellissimo. E poi ci sono tanti regalini, che bello, Dio. Allora, aspettate, vi faccio un po' di zoom. Allora, ci sono questi qui, che sapete adoro perché sono base bianca e poi base rosa, adoro, bellissimi. Questi qui molto simili come mix, ma su tonalità celesti. E poi ci sono questi flakes qui su tonalità rosa che adoro perché hanno delle tonalità un po' più particolari all'interno. Infatti queste qui, quando le vedi da Gea, dici oddio che belle, perché hanno delle tonalità troppo fighe all'interno. Sembra un opale rosa, non lo so, che nomi che do io alle cose. Quindi grazie Gea, grazie. Le userò sicuramente per le mie nuove tane cristallo, perché sì, ci sto lavorando. Ma andiamo a vedere il mega pacchetto di stampi, perché sì ragazzi, ne ho presi parecchi oltre a quelli che poi ho disegnato io e non vedo l'ora di farveli vedere. Allora, li ho usciti tutti, siamo pronti, vi faccio vedere come prima cosa tutti quelli che ho disegnato. Allora, il primo stampo che ho disegnato io e che trovate disponibile da J.Creation, e di tutti quelli che ho disegnato trovate il link qui sotto nell'info box per poterli acquistare dal suo sito, così appunto sapete quali sono. E se li usate e ci create qualcosa su, mi raccomando, taggatemi nella foto della vostra creazione, taggate anche Gea, non vedevo l'ora di vedere le vostre creazioni. E tada! Allora, questo qui è il primo, è un fiore di ibisco. È un fiore di ibisco e adoro, ho adorato disegnarlo e mi piace un sacco l'ibisco, è uno dei miei fiori preferiti dopo il loto e dopo, no, nient'altro, il loto al primo posto, l'ibisco mi piace da morire, infatti è un fiore che anni fa realizzai anche in fimo per farci le fatine all'interno e adoravo quel fiore e veramente adoro gli ibisco, lo adoro soprattutto quando ci sono quelli di tonalità rosa. Ma va, non lo sapevamo che ti piacevano quelli rosa. E quindi niente, e comunque gli stampi sono sempre super lucidi, che ve lo diciamo a fare. Ci sono le foglioline di lato, l'ibisco al centro, qui c'è il suo cuoricino e non vedo l'ora di colarlo, insomma decorarlo e colarlo per vedere insieme a voi come sarà. Poi per Gea ho disegnato 3 laghetti koi. Sapete che le koi sono sempre state tra le mie creazioni preferite e a Gea qualche mese fa mi chiese se potevo realizzarle dei laghetti koi e quindi li ho disegnati alcuni. Sono tutti e tre, diciamo hanno tutti e tre lo stesso principio, ma sono tutti e tre diversi tra loro, quindi potete prenderli tutti, potete decidere qual è la forma che vi piace di più, qual è la decorazione che hanno che vi piace di più. Allora, il primo laghetto che vi faccio vedere, e ragazzi non vedo l'ora di decorarli per farvi vedere come farli venire al meglio, e questo qui, guardate, tutto intorno ci sono tutte le pietroline, qui c'è il cuoricino, qui c'è un fior di loto, no bugia, qui c'è una ninfea e qui sopra invece c'è una ninfea con su anche il fior di loto, che sarà molto divertente decorare, non vedo l'ora di decorarlo, sì, non vedo proprio l'ora. Guardate, tra l'altro Gea li ha fatti abbastanza profondi, così in questo modo voi potete colarlo pieno oppure vuoto e farci all'interno anche proprio l'effetto acqua laghetto. Insomma, poi vi farò vedere come utilizzarlo, magari ci faremo proprio un tutorial su come utilizzarli al meglio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa, e adoro perché poi potete usarlo per così, insomma fare esattamente tutto ciò che volete, e adoro tantissimo. C'è questo qui. Poi c'è questo,
questo qua è un altro. Qui abbiamo una piccola ninfea, una ninfea con fior di loto qui e una con fior di loto qui, e poi tutto intorno ci sono i sassolini che compongono il laghetto. Qui c'è una piccola carpa, quindi avrete anche una carpa all'interno che è troppo bella. E poi niente, appunto, ci sono ancora sassolini. Questa volta abbiamo questa forma, anche qui potete sbizzarrirvi nell'utilizzarlo veramente in tutte le pose che volete. E questo qui che invece è un po' più largo anche internamente, e questo anche qui è un bel fior di loto grande, però il verso giusto, diciamo, in cui l'ho disegnato è questo, perché qui ci sono i fior di loto che vanno verso l'alto, ce n'è uno qui e uno qui. Questa è sicuramente la mia preferita in assoluto anche come forma, e quindi ce ne sono tre e potete sbizzarrirvi e decidere quale acquistare, quale si addice magari semplicemente più alle vostre creazioni. Io non vedo l'ora di realizzarsi su tante piccole sirene giapponesi, tante piccole koi, e non vedo l'ora di vedere anche cosa ci creerete voi sopra. Ma andiamo avanti con gli altri stampi che ho acquistato. Come sapete, Gea ha realizzato tante nuove basi a Chiappa Sogni. Io le ho prese quasi tutte, ragazzi, perché mi piacevano un casino, e sia perché voglio farci di nuovo tante fatine sugli acchiappasogni. Se ve le ricordate, ne ho fatte già qualcuna, voglio farne tante altre, e tadan! Oddio, com'è difficile farvele vedere per così. E tra l'altro Gia mi ha chiesto se poteva farmi degli stampi in cui far entrare più cose. Sono stata felicissima di questa cosa, perché sì, sono molto più pratici, e soprattutto quando voglio cercare gli acchiappasogni so che prendo quello giallo grosso e sto a posto. Ma ragazzi, andiamole a vedere uno a uno. Oh mio Dio, quanto sei bello! Non vedo l'ora di riempirvi di fatine acchiappasogno su tutti gli acchiappasogni più belli di questo mondo. Allora, questo è il primo che adoro, spero si riesca a vedere, devo cercare di farvelo vedere per bene, spero si veda un po' di più adesso, ho abbassato un po' la luminosità. Guardate quanto è bello, comunque li vedrete colati prestissimo. Poi c'è questo qui, super bello, mio Dio, ma voi immaginatevi qui sopra tante fatine diverse. E poi c'è questo che è quello che più di tutti mi ha fatto innamorare, perché ha il lupo su, cioè guardate, questo è un lupo, ragazzi, ed è bellissimo, ma i dettagli, la perfezione dei dettagli dello stampo in sé, oh mio Dio, mamma mia, guardate qua. No ragazzi, non vedo l'ora di colare, oh mio Dio, non vedo l'ora, decoreremo questi stampi insieme sicuramente. Poi qui c'è il secondo con gli acchiappasogni, che adesso apro e vi faccio subito vedere. Ta-dan! Questo è il secondo stampo, infatti in totale, se non mi sbaglio, sono tutti, sì, ho preso sei acchiappasogni, scusatemi. Allora, qui c'è quest'altra tipologia di acchiappasogni, che al centro ha un sole. Oh mio Dio, che bello, oddio che bello. Questo anche che mi piaceva un casino, perché ha il cuoricino, invece che il cerchio normale ha appunto un cuoricino. Tutte le piumette sotto, bellissimi. E poi ha questo qui che è molto 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 particolare anche, ed è super bello, ragazzi. Sono piena di acchiappasogni. Acchiappasogni come se non ci fosse un domani. E io non vedo l'ora, non vedo l'ora di colare tante nuove creazioncine. Non vedo l'ora di fare tante fatine acchiappasogni, ragazzi, non potete immaginare quanto io non veda l'ora. Oddio, che ansia. Poi ho ripreso uno stampo che mi serviva, cioè lo sapete tutti, sapete tutti di che stampo stiamo parlando, ragazzi, non stiamo qui a perderci in chiacchiere, perché ho riacquistato lo stampo per la mia conchiglia cristallo. Sì, adesso ne ho due utilizzabili, perché il primo che acquistai l'ho definitivamente buttato, cioè ho fatto il funerale, abbiamo detto addio tutti quanti, noi cari amici, insomma, abbiamo detto addio allo stampo. Poi ho fatto il funerale con glitter e quant'altro, e poi l'ho seppellito nella spazzatura sotto salviettine, fazzolettini sporchi di resina, fimo e quant'altro, bicchieri di resina, insomma è lì dove deve stare con gli altri resti, quindi rip. E e siccome mi è rimasto soltanto l'altro che ho, quello nello stampo giallo con questo colore, che quello è perfetto perché è ancora nuovo, ma io ne colo tantissime di conchiglie, soprattutto perché ci avviciniamo all'inizio dei lavori per Miniature Italia 2019, ragazzi, a febbraio, ma vi farò sapere meglio. E io avrò bisogno di colare sempre tante conchiglie, e soprattutto mi scoccia terribilmente colarne una alla volta, e quindi niente, ho deciso che dovevo riacquistare un altro stampo, e quindi sì, ogni volta d'ora in poi vedrete che ogni volta che farò un ordine da GA io riacquisterò questo stampo, sarà tipo un must have, che ok, perché li consumo veramente tanto. E quindi niente, la mia conchiglietta cristallosa è super bellissima, non vedevo l'ora di riavere lo stampo. Poi vediamo cosa pesco dalla busta. Wow, un altro stampo gigante, oddio ragazzi, questo lo desideravo tantissimo.
non so se vi ricordate, forse o in live o comunque in vari video, io mi ero fatta lo stampo proprio realizzata da me della ninfea ed era molto carino, però diciamo che i miei stampi non è che sono chissà quanto belli, e quindi siccome Gia ne ha una, ho preso quella di Gia che è troppo bella, infatti poi è super lucida, insomma mi verrà benissimo, e ha creato anche proprio da far in combo la ninfea, no, il fior di loto, Nina, questa è la ninfea, questo è il fior di loto, ecco, e ha creato in combo il fior di loto, oddio che bello, lo adoro, e poi questi qui li diamo alla forma, li mettiamo una sopra l'altro. E adoro l'idea, adoro proprio che Gia abbia fatto questa cosa e che, non lo so, è un'idea troppo geniale dare alla propria foglia il fiore, che poi non è sempre così semplice perché soltanto a questa foglia è possibile dare il fiore, Nina. Quindi ok, ma niente, è geniale, adoro questa idea. E aveva anche il fiore un po' più grande, mi diceva, e io inizialmente avevo preso quello grande, però poi mi ha detto che quello piccolino ci stava meglio e io ho lasciato, ho detto sì, se ci sta meglio, perfetto, meglio ancora. E quindi sì, non vedo l'ora di creare anche delle piccole koi qui sopra, non lo so, ci lavoreremo insieme, non vedo l'ora, oddio, lo adoro tantissimo, è uno stampo super super bello, lo adoro, non vedo l'ora di decorare tutto. Gia mi ha regalato uno stampo che io volevo acquistare già da un po', però cioè guardate quanto spendo, a parte questi, ma guardate quanto spendo ogni volta per gli stampi, quindi io devo sempre togliere qualcosa dal carrello per evitare di dar via un rene in stampi. E poi Gia, io non so come faccio, perché ragazzi io ve l'ho sempre detto, è una cosa che se andate indietro nei video ve l'ho sempre detto, non so come cavolo fa Gia, non so come fai, perché comunque sì, ok, io gli dico quando le cose sono belle, ma lei azzecca proprio la cosa precisa, mi manda esattamente gli stampi che io metto nel carrello, ma poi per troppi soldi devo togliere. E ragazzi, guardate, pronti? Sì! Oddio, lo adoro! Grazie Gia! Oddio, sono piena di cristalli questi qui! No ragazzi, non potete capire quanto sono felice adesso, mio Dio! Ok, va bene, cerco di sembrare una persona adulta, normale, per quel che si può, ma oddio ragazzi, lo adoro da morire, io vabbè lo sapete che amo i cristalli, non c'è bisogno che stiamo qui a ripeterlo, aiosa, ma io adoro questo stampo, grazie Gia, grazie di cuore, un regalo super super apprezzato, e niente, quindi mi vedrete colare questo come altro stampo insieme a quello dei miei mini cristallini sempre di Gia, che adoro, colo ogni giorno, sappiatelo, infatti quello penso che anche presto morirà, nel senso che lo sto colando veramente 50 volte al giorno, senza esagerare. E quindi grazie Gia, oh mio Dio, lo adoro, adoro queste forme, ma vabbè sarà bellissimo, tra l'altro vedete che molti cristalli hanno parti lucide all'interno e molti sono tutti, perché sono ovviamente cristalli naturali, quindi hanno proprio le loro righine, i loro intagli, io adoro questa cosa, grazie Gia, grazie, 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 grazie. E quindi ragazzi, io e la mia felicità, che sicuramente avrete notato, vi salutiamo perché è giunto il momento di andare a creare con tutti questi stampi, perché sì, non crediate che io adesso vado a fare altro, assolutamente no, mi metto qui, sposto tutto lo spostabile e mi metto a decorare gli stampi, perché così prestissimo vi farò uscire anche il video e scopriamo con tutti questi nuovissimi bellissimi stampi, e calcolando che questi acchiappasogni li voglio decorare per bene, penso che da ora ci metterò tipo 5 ore per finire di decorare tutto. Ma bene, allora ninetti, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali stampi avete preso voi e se avete già acquistato questi nuovi che ho disegnato per Gia, che sono, vi ricordo, questi qui, e vi ricordo che per acquistare quelli che ho disegnato io per Gia li trovate il link qui sotto nell'info box. Se vi servono link di altri, tipo se vedete una acchiappasogno in particolare e vi serve il link perché non lo trovate, volete essere certi che sia proprio quello lì, scrivetemelo nei commenti che vi lascio il link come risposta al vostro commento. E quindi niente, ninettine, ok, io e vi deve salutare qualcuno, Mister Ciccino voleva salutarvi, quindi io, Mister Ciccino e tutti i stampi bellissimi di Gia vi salutiamo e noi ci vediamo nel prossimo video super resinoso, ciao ninetti.